tipicamente in Italia non vengono spesi, ma possono essere trasformati in strumenti finanziari, inclusi, abbiamo fatto in Grecia, 300 milioni, un fondo di fondi in Grecia. In Grecia, hanno pestato lacrime e sangue là, sono quattro gatti, hanno pestato lacrime e sangue, hanno tirato fuori un fondo di fondi 300 milioni, in Italia ancora niente. Che hanno catalizzato altri tanti dal settore privato, quindi 600 milioni di mezzi propri nell'economia greca. E poi c'è la componente, secondo me, fondamentale del privato. Allora, noi tradizionalmente non abbiamo mai gestito fondi dei privati, però le cose sono cambiate perché adesso ci siamo messi a farlo. Per esempio, sono andati in Cina, abbiamo fatto, questo forse non è privato, quello Silk Road Fund, che è il grosso. Sono 250 milioni, qui abbiamo aggiunto 250 milioni, che investiamo in Europa. Facciamo un agreement di co-investimento con loro, ormai li abbiamo tutti spesi, torno a Pechino nel mese di giugno, spero di triplicare, che sono contenti. E sono soldi per il venture capital e il private equity europeo. Perché erano iniziati, dobbiamo avere dei fondi con un elemento cinese. Adesso la cosa è passata, talmente contenti che abbiamo fatto un lavoro eccellente. Poi abbiamo lanciato un fondo di fondi a Lussemburgo per raccogliere dai privati, un RAIF con quattro compartimenti, c'è un Life Science, c'è un Growth, c'è un ICP e c'è un secondario. Abbiamo raccolto 400 milioni per adesso, da tra l'altro tre, spero quattro fondi italiani. Quindi sono fondi di privati italiani che saranno investiti in questo fondo che purtroppo non investirà in Italia. C'è la Cassa Forense. Cassa Forense, ci ha messo un bel po' di soldi. E non verranno in Italia perché l'Italia è incapace di generare fondi di venture capital, di private equity, di sufficiente qualità che io mi sento responsabile di offrirli a qualcuno che deve pagare le pensioni. Quindi devo offrire la creme di quello che conosciamo noi come te, quindi quelli che saranno quartile numero uno su tutti i criteri. Purtroppo non escludo che questi investiranno anche in Italia, perché sono generalmente fondi paneuropei, ma non sono gestori italiani e non lo saranno per i prossimi 5-10 anni, perché qui bisogna cominciare a lavorare nel tech transfer, nel SID e così via, per creare generazioni di fund manager, spero sarete voi, che fra 10 anni produrrete investment grade private equity. Eccola, generazioni di fund manager, loro due, dateci una speranza rispetto alla qualità. Allora, in realtà io volevo aggiungere una cosa che riguarda non solo l'educazione degli imprenditori e degli startup di cui abbiamo parlato e tutto quanto dell'attitude. In realtà io quello che vedo che un pezzettino, un'altra cosa che manca qui, è proprio educare gli investitori a investire in questo tipo di asset class. Cioè, a mio avviso. E però lui sta dicendo che il punto è un altro, non investono perché non sono asset italiano. Capito? Perché gli investitori sono italiani, fiducia, però investono nei gestori ci sono, ma investono nei gestori stranieri, capisci? Certo, quindi perché non ci sono, ma non nei gestori italiani. Ma qui abbiamo un investitore fondamentale, che qua, più grande investitore italiano della casa di Nicola, direttore generale della FAM, caro amico Domenico Pimpinelli, parla di una cosa, con i suoi 18 miliardi di lui. Quando vai sui privati, ok, sui family officer, c'è ancora molto da fare per educarli su questa class. Quindi io parlo dei privati. Per quanto riguarda invece track record, io sono d'accordo rispetto a questo partito, ma perché abbiamo poco storico. Roberto, dimmi, dai tu una. L'unico prima è Piol, cioè che ha fatto uno storico che ha un minimo. No, 30 anni. Sicuramente. È il discorso del un po' un gatto che si morde la coda, perché poi la generazione di fund manager storicamente o sono ex imprenditori che ne hanno fatto l'ex di successo e poi vanno ad insegnare agli altri come
taxi di successo dal lato investitore, o sono i fund manager che devono avere tutti i criteri, quindi devono metterci il commitment, quindi in primis di solito devono avere dei soldi in primis da investire, quindi non possono essere giovani, devono avere il track record, che vuol dire più ex di successo. Questo in Italia manca, e manca soprattutto anche la prima categoria, no? Cioè non abbiamo pochi imprenditori che hanno fatto exit. Negli altri paesi buona parte si guarda il general partner dei fondi Silicon Valley, tanti sono ex imprenditori che sono usciti dal portafoglio. E cosa manca per fare exit? L'abbiamo detto, in primis è l'accesso al capitale, cioè il primo fattore di successo della startup resta comunque l'accesso al capitale, tecnologia, gente brava, tutto quello è sicuramente utile, indispensabile, ma abilitante avere soldi da spendere per competere con poi le tecnologie internazionali. Secondo me la seconda cosa, ritorno al discorso di Jonathan, è anche di cultura, no? Cioè cultura di piccola media impresa. Piccola media impresa cosa vuol dire? Noi abbiamo visto i nostri nonni, i nostri padri fare azienda in un certo modo, che non è fare startup, fare azienda in un certo modo come? Partendo dal piccolo, prendendo i primi clienti, facendo il fatturato, prendendo i soldi a debito alla banca e crescendo in 20 anni. Questo non è quello che richiedono i fondi venture capital, che è una curva molto accelerata in 5-6 anni. Questo cosa vuol dire? Mettere dentro tanti soldi, portare dentro tanti talenti. Portare dentro tanti talenti, c'è un po' uno scoglio, qui c'è education da fare, cioè lo vedo io nei nostri imprenditori. L'imprenditore che è tecnico parte, fa la prima fase, bravissimo, quando c'è da fare scale up, raccogliere 30 milioni sul mercato, non lo può fare perché non l'ha mai fatto, devo portare dentro un CEO, professional, un manager, qualcuno. E qui c'è uno scoglio da superare, cioè l'imprenditore, di base questo passaggio, l'imprenditore italiano fa fatica ad accettarlo. E l'education qui è da fare, non so neanche bene come venga superato, perché per quanto l'investitore si imponga, se il funding team non è d'accordo, questo passaggio non si riesce a fare. E la cosa buona è che quello che io trovo nel mercato, abbiamo tantissimi manager che vogliono uscire dall'azienda e andrebbero a fare startup. Bisogna trovare il modo di portarli dentro, di incentivarli e di far sì che i team imprenditoriali capiscano che questo passaggio è soprattutto nel loro interesse. Allora, volevo tornare al tema del trasferimento tecnologico prima di passare a uno dei protagonisti del non vuole essere messo in mezzo. Però dicevo il trasferimento tecnologico, perché credo che uno dei grandi temi del paese stia lì, cioè stia nel comprendere cosa si può fare. Chiamo anche in causa, diciamo, Salvo nella sua, diciamo, più recente veste, proprio su questa idea, perché Itatec è stata una primissima esperienza, dico un po' l'esperienza che abbiamo fatto con Fondo Italiano, insomma Itatec, qual è il mio parere di limite di Itatec, non dico del Politecnico di Milano, che evidentemente è un'eccellenza assoluta rispetto, ma il fatto che comunque sia un sistema chiuso, cioè il trasferimento tecnologico ha bisogno di un sistema aperto, cioè un sistema in cui i capitali incontrino la ricerca con modalità molto più aperte, con un flow molto più ampio. Se pensiamo che per produrre, diciamo, qualche buona startup, Y Combinator, ne seleziona 14-15 mila, puoi immaginare che evidentemente non possiamo dedicare, diciamo, uno sforzo a una singola università. Dico perché io sono stato alla commissione spin-off di ricerca, come sai, del CNR, straordinari ricercatori, ma alla fine bisognava trovare il team, come diceva lui. Allora, il problema nel nostro paese è un problema in assoluto normativo, cioè è evidente che il rapporto tra pubblico e privato, soprattutto a livello universitario, è un rapporto troppo ingessato. Quindi bisogna intervenire su quelli che sono i cambi normativi che consentono di far arrivare i capitali in maniera rapida, efficace, efficiente. E c'è un problema di governance dell'università, che pure è nota, diciamo, ed è un grande tema. Però ecco, su questo mi farebbe piacere avere la tua prospettiva, che, ribadisco, è una società di eccellenza assoluta, perché parliamo comunque di una delle più importanti piattaforme di attrazione dei trasferimenti, dei trovati e dei brevetti nel nostro paese. Sì, scusa, parlo senza. Ti do questo. Sono stati un po' toccati tutti quelli che sono
come dire, i limiti, le criticità da superare in questo percorso. Noi abbiamo strutturato sostanzialmente questa che credo sia, cioè è stata un po' consacrata da, come prima piattaforma di trasferimento tecnologico in Italia, che connette laboratori a mercato attraverso leve imprenditoriali. Tema del deal flow, l'abbiamo resa aperta, cioè il Politecnico fa gestire questa piattaforma da Polyamb e dall'ufficio di Tech Transfer, quindi che hanno una cogestione delle varie fasi, ed è assolutamente aperta a tutto il sistema universitario italiano e sperabilmente, ci auguriamo, internazionale, se qualche ricercatore mai finanziato voglia venire da noi a sviluppare impresa. Ad oggi abbiamo già un accordo strutturato con la Bocconi, ma stiamo portando dentro altri centri di ricerca di cui oggi non posso comunicare ufficialmente, certo, ma ben presto. Quindi il tema che tu tocchi è centrale. Anche noi capiamo che nonostante il Politecnico abbia il più grande di flow in Italia come università tecnologica, chiaramente questo può non essere sufficiente. Secondo i tre ingredienti fondamentali che vivono sono questi. Innanzitutto, Gilbert ha sottolineato l'importanza dell'intervento pubblico nella fase di trasferimento tecnologico, perché il VC per cultura e per modello di business non riesce ad andare troppo indietro, questo è chiaro. Quindi l'università ha stanziato dei grant, che poi sono convertible per noi nel momento in cui si crea l'azienda, ma l'università mette a disposizione dei grant per finanziare i migliori trovati tecnologici e per accelerare la creazione dei dimostratori, in modo tale da renderli più finanziabili sulla filiera del venture capital. E questo è un importante elemento. In più ha strutturato un meccanismo che favorisce chiaramente la brevettazione, tutelando, sapete, esiste il tema del professor privilege, il tema del costo del brevetto, quindi abbiamo normato bene tutta la modalità di creazione di proprietà intellettuale. Secondo tema importante è quello dell'imprenditorialità e del business. È vero, cioè l'Italia ha smesso di creare imprenditori, è un po', io come generazione lo sto osservando, cioè dagli anni 60 che abbiamo smesso di fare imprenditori, siamo diventati tutti manager, facciamo tutti gli MBA, dobbiamo fare tutti i professionisti e abbiamo inserito persone in aziende che stavano fallendo, non rendendoci conto che in realtà la creatività italiana doveva rigenerarsi e creare una nuova classe imprenditoriale che, come Roberto dice, non è quella dei nostri genitori, è una classe imprenditoriale diversa, è la classe imprenditoriale che deve cavalcare la leva dell'innovazione. Noi che cosa stiamo facendo? Siamo stati certificati, adesso lo dico tra di noi, però è abbastanza noto, come Polyamb abbiamo il programma di accelerazione imprenditoriale e di business a livello universitario, terzo al mondo per capacità di trasformare tecnologia in aziende vive dopo 5 anni con fatturati e capitali raccolti e generazione di posti di lavoro del futuro. Lo facciamo in che modo? Abbiamo raccolto e federato 80 mentor che sono manager di aziende e o business angels che quindi portano immediatamente il bisogno del mercato, del POC nascente, e stiamo cercando di creare una classe che abbiamo chiamato di entrepreneur in residence, cioè una nuova working class, no? Sono pochissimi, sono imprenditori che hanno fatto exit, anche piccolissime, al Politecnico cominciano a esserci, le nostre exit sono dai 5 ai 10 milioni di euro, però l'importante è il percorso che questo imprenditore ha fatto, ha visto la fine della storia e oggi è in grado di riniziarla, no? Scrivendo una regia completa. E il terzo elemento è il fondo fondamentale capitali, c'è un fondo strutturale che è Poly360, nato dal progetto Itatec, che a questo punto strutturalmente investe nelle azioni di Presidio. È fondamentale il cofinanziamento perché, come dicevo prima, gli artefatti tecnologici sono molto costosi, cioè realizzare tecnologie innovative richiede un costo elevato e quindi richiede una disponibilità strutturale di capitali che un fondo riesce a garantire. È un fondo che opera all'80% dentro la nostra università, quindi è impegnato, è il primo fondo in Italia di tech transfer basato su un'unica università. Poi l'altra parte può essere investita chiaramente in altre ricerche. Questi sono un po' gli elementi. Ecco, l'ultimo aggiungo è la concentrazione, anche questo è un tema a me molto caro, Roberto l'ha toccato, l'altro elemento distintivo è che noi stiamo cercando di concentrare tutti questi ingredienti in un'area geografica limitata. Anzi, più piccola è, più sono contenta, almeno c'è più scambio. E quindi studenti, docenti, ricercatori, tecnologie, Poly360, capitali, le nostre start-up, 100, noi come incubatore Polyamb abbiamo 100 start-up, abbiamo 43.000 studenti, 3.000 docenti e ricercatori, 250 laboratori di prototipazione. Adesso abbiamo un accordo importante con la Cina che sta facendo atterrare la sua subsidiary dell'incubatore cinese. Insomma,
c'è una densità di competenze e di talenti che favorisce poi l'innesco e la generazione di innovazione. Cos'è Bicocca o Politecnica? Bovisa Politecnica. No, da qui si vede insomma che c'è una grandissima diversità sul settore del trasferimento delle tecnologie in Italia, totalmente ancora inespressa, cioè parte questo primissimo elemento che poi chiaramente immagino il governo avrà. Domenico, proprio su questo tema, no? Allora, fondi pensione, cassa previdenza, prima ne abbiamo parlato, si parla sempre di risorse finanziarie quando si parla di loro, in realtà però, diciamo, come dire, erogano pensione, prendono contributi, erano le pensioni, quindi hanno sempre un tema di fondo che è il loro, no, interlocutore, cioè far arrivare la pensione a chi, evidentemente. Quindi c'è un grande tema di filosofia complessiva. Io, che studio questa materia da un po' di tempo, come molti sanno, ho una certa, come dire, approccio. Io penso, e lo dico prima che così sai già quello che penso, e mi fa molto piacere capire quello che invece pensi tu, che sei insieme, diciamo, alla tua organizzazione, diciamo, la cassa di previdenza di punta del sistema. Io penso che una pensione ci debba arrivare e il nostro paese abbia anche questo problema, cioè il problema di come dire, alimentare una crescita, uno sviluppo che nasce, come abbiamo detto, da un certo gap di tecnologia, di innovazione, di mancanza di investimento, e quindi da questo punto di vista, e lo vediamo, diciamo, ormai sullo schiacciamento totale dei rendimenti di qualsiasi titolo finanziario che gira in Italia, compreso quelli di fondi pensione che sappiamo essere l'anno scorso stato sostanzialmente negativo, abbiamo da una parte, diciamo, una borsa che è una borsa estremamente, diciamo, limitata, perché parliamo di 350 titoli quotati, una capitalizzazione da 540 miliardi, contro borse mondiali che pochi forse sanno perché ragionano, hanno diciamo, dimensioni 100, 150, 200 volte più grandi delle nostre. Quindi noi ci concentriamo, lo dico perché gran parte, non tanto delle casse di previdenza, ma il sistema di casse e fondi è concentrato sugli investimenti liquidi, abbiamo un anismo del nostro mercato finanziario che è straordinariamente forte. Allora dico, mentre abbiamo evidentemente le opportunità enormi, non solo nel venture capital, ma anche nel private equity, nelle società non quotate, cioè tutto quello che è il private capital italiano. Basti pensare, per dire, che la borsa di Francoforte è 80, cioè 45 mila miliardi, e noi abbiamo 540 miliardi, siamo 200 volte più piccoli. Allora dico, è evidente che uno deve andare a trovare, no, gli investimenti in giro per il mondo, però c'è anche un tema di investimento di impatto, cioè di cosa noi immaginiamo possa essere per il nostro, lo dico da avvocato, evidentemente, come sai, si sta attivando per provare a portare in cassa forense l'idea che si debba investire anche sulle tecnologie del nostro mondo, sui giovani, sulle nuove infrastrutture. Questo, diciamo, questo tipo di profilo, al netto del fatto che poi le pensioni vanno pagate, quanto può entrare nelle corde di una cassa di previdenza o di un fondo pensione, quindi di un risparmio previdenziale che ovviamente va investito? Io ti ringrazio, purtroppo chiedo scusa se sono arrivato tardi, ma purtroppo stavamo proprio, cioè, avevo un incontro al collegio sindacale sul bilancio, quindi diciamo, me ne esco con una battuta, no? Diciamo, l'ente di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri italiani oggi, per dimensioni sia di iscritti che, diciamo, di risorse accumulate, di riserve accumulate, di patrimonio, è la prima cassa italiana. Bilancio di quest'anno arriveremo a quasi 21 miliardi di patrimonio. Il problema è che quel patrimonio è un debito, e questo debito viene gestito non all'interno di un meccanismo esclusivamente privatistico, ma in un meccanismo che viene da una privatizzazione fatta nel 94 sostanzialmente incompiuta, perché noi siamo soggetti a un sistema di vigilanza in cui ancora stiamo discutendo dopo 25 anni se la Corte dei Conti ha o meno la giurisdizione.
dico questa cosa, diciamo, da burocrate, non per annoiarvi, ma per spiegarvi che alla fine tutto il nostro sistema risente del fatto che, pure se vuole operare con un approccio di mercato sugli investimenti, e un approccio di mercato vuol dire anche un approccio di mercato responsabile, cioè rendersi conto del fatto che se il paese si trova in una situazione di difficoltà, le risorse possono essere destinate in parte a tenere in piedi il sistema, diciamo, anche a garantire l'ecosistema per quanto riguarda le start-up, ma tenere in piedi il sistema. Non è una cosa così scontata e così facile da fare. Tu facevi un riferimento, dici, c'è un patrimonio molto liquido che va a impattare su quello che poi alla fine, essendo una capitalizzazione di borsa, vi dico, del paese, soprattutto su investimenti all'estero. Però le nostre autorità di vigilanza ci spingono verso la liquidità. C'è una vexata questio, io non voglio annoiarvi, ma ne devo parlare, che il regolamento sugli investimenti delle casse di previdenza, che ormai 3 anni sono, diciamo, dal 2011 che se ne parla, che sostanzialmente nella versione che ha avuto tutta una serie di passaggi, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, ANAC, quindi tutte autorità che chiaramente, diciamo, si interfacciano con quello che è il mercato e gli investimenti, però sono i soggetti che sono stati chiamati a esprimersi su questo, sostanzialmente arriva al fatto che gli investimenti devono essere per la maggior parte liquidi, con un bassissimo rischio. Quando inviamo alla vigilanza dei ministeri il nostro bilancio, tutte le lettere di osservazioni che vengono effettuate, quando si parla, diciamo, delle ultime 4 righe vengono fatte degli inviti, delle raccomandazioni, terminano con e si raccomanda, come fatto più volte presente dalla Corte dei Conti, di astenersi degli investimenti, ad adottare una politica di investimenti per cui bisogna astenersi da qualsiasi intento speculativo. Non sono speculativo, no, però lei mi deve capito, da qualsiasi questa è la mia, esatto, ma questo è il problema, da qualsiasi intento speculativo, investendo effettuando investimenti che non abbiano un'adeguata garanzia del capitale sotto il profilo della garanzia del capitale, contemperando, infatti qual è, diciamo, in una delle varie vicende che hanno investito le casse, la teoria, quando si è dovuto valutare perché era stato fatto un investimento piuttosto che un altro e che la redditività, diciamo, attesa non era poi stata rispettata, la teoria è stato fatto un danno agli iscritti, perché quello è un patrimonio degli iscritti, perché se commisurato con la redditività dei titoli di Stato al momento in cui è stato fatto l'investimento, sarebbe stato non più conveniente, ma sarebbe stato giusto investire i titoli di Stato. Infatti dico, che cosa c'è di più sicuro i titoli di Stato? Dovete investire i titoli di Stato. Allora, c'è questo problema culturale che è dopodiché l'EMPAM che cosa ha fatto? No, racconto che cosa ha fatto l'EMPAM. Cioè l'EMPAM a un certo punto ha individuato, insomma, il presidente Curti, Giorgi, conoscete tutti i nostri, sono intervenuti individuando questo portafoglio istituzionale cosiddetto Mission Related, che ci ha dato qualche possibilità di intervenire su investimenti meno liquidi. È chiaro che attendere, dal nostro punto di vista, investire nelle start-up e facendolo vicino alla professione ci serve anche per sostenere il lavoro, perché uno dei problemi che abbiamo noi casse previdenza è che siamo legati alla contribuzione, quindi noi, diciamo, la nostra esistenza è data dal lavoro, non solo dal fare. Quando saremo fra 50 anni un grande fondo con 100 miliardi di patrimonio, avremo molti meno abitanti in Italia, sarà tutto quanto, diciamo, sarà il 14% di meno la popolazione, allora andrà tutto bene. Certo, grazie mille. Una delle cose che però va detta, perché rispetto al loro mondo, allora i fondi pensione hanno un regolamento del 2014, se non ricordo male,
di origine europea, preciso, su cui si possono muovere con una certa garanzia, con documenti di politica di investimento, con tutta una serie di percorsi e procedure, tra l'altro sono, diciamo, come dire, sono fondi integrativi secondo pilastro, quindi sono risorse sostanzialmente private, mentre le loro hanno comunque una garanzia semi-pubblica, ma manca un quadro regolamentare, perché loro non hanno, e questo lo dico a te soprattutto, ma a tutti perché lo sappiano, non hanno un quadro di riferimento su cui si possono, entro i quali si possono. Che uno, diciamo, non dico uno scandalo perché è lo scandalo attuale, ma sono 6 anni che non è inimmaginabile che non si abbia, diciamo, una normativa per i 85-90 miliardi di investimento che lo riguardano. Ma questo prescinde poi dall'investimento intra capita, io dico in termini generali di sistema. E questo anche perché la loro vigilanza è esercitata, diciamo, da soggetti che non sono, diciamo, adeguatamente preparati per poterla fare. Questo lo dici tu, lo dico come istituzione, non lo dico in particolare con un soggetto in particolare. No, io però scusa, così non chiudo, cioè, è vero quello che tu dici, ti dico che sicuramente noi potremmo andare sull'autoregolamentazione, sapessimo una natura, diciamo, che venisse riconosciuta e ci fosse un altro sistema di vigilanza, perché voglio dire, se noi fossimo equiparati, visto le prestazioni che diamo, al mondo assicurativo, per esempio, è evidente che andremo totalmente in un settore privato e quindi ci regoleremo anche gli investimenti. Ciò non ci libererebbe, uno, dal problema delle regole, cioè dal problema delle regole che noi dobbiamo garantire una stabilità attuariale. La seconda cosa, non ci darebbe, diciamo, forse ci darebbe la possibilità di investire più vicino alla professione, che è quello che ci interessa. Esatto. Ci darebbe la possibilità di aprire un mercato su quello, perché voglio dire, è chiaro che per me, paradossalmente, dal punto di vista della prospettiva di accompagnare quello che è lo sviluppo della professione, diciamo, sostenere e sviluppare la professione del futuro e quindi lavorare su flussi contributivi, è più interessante spendere 100 milioni di euro in parte sul welfare e in parte sulle start-up che anticipano quella che sarà la professione medica e continueranno a farla vivere nel futuro, piuttosto che investire 200-300 milioni in giro per il mondo, perché non mi ricordo, solo che questo non è possibile. Sì, sì, ma è chiarissimo. Poi tu parli con una persona, diciamo, che ho fatto tardi, non mi rompo, cioè, e dal 2005 al 2007 ho fatto il capo della segreteria dell'assessore della Regione Lazio sulla ricerca, sviluppo economico, ricerca e innovazione. Quindi moltissime cose di cui voi avete parlato, diciamo, iniziavano già a girare nei convegni a suo tempo. Facemmo, anche se poi ce ne siamo andati l'hanno smantellata, una legge, diciamo, una delle cose caratterizzanti quella di un anno e mezzo di fare una legge proprio sulla ricerca, una legge regionale, forse è stata la prima legge regionale sulla ricerca. Investimmo molto sull'apertura di tutto il sistema pubblico di ricerca ai privati, non solo per curare, allora insomma si ragionava molto, si cominciava a ragionare sugli spin-off universitari, ma soprattutto sul fatto di rendere il tessuto disponibile alla ricerca privata per sviluppare nuove iniziative imprenditoriali. Facemmo una banca dati di tutti quelli che erano i centri di ricerca del Lazio, dove tu andavi a vedere tutti i progetti di ricerca che erano in corso, cioè insomma, si fece un grosso investimento, si investì sulle infrastrutture dell'università, cioè, facevamo in quel momento quello che doveva fare il pubblico, cioè investiamo sul pubblico per infrastrutturare il territorio, perché l'idea era quella, se noi infrastrutturiamo il territorio poi l'iniziativa privata parte. C'erano pure una serie di leggi, non si vedo più, insomma, per finanziare piccole iniziative. Oggi secondo me c'è una straordinaria possibilità di investire capitali privati. Mi permetto di dire che forse l'infrastrutturazione pubblica per rendere, diciamo, le autostrade, esattamente, ma non solo, sì, diciamo proprio le autostrade che servono dovrebbero essere un po' più all'attenzione dei decisori, dei regolatori, perché le idee ci sono, però se non ci sono i campi di calcio, cioè abbiamo tutti Pelé e Maradona e poi stanno all'oratorio. Io sono